Perché si dà tanto peso alla memoria? Perché ricordare qualcosa successo decine di anni fa? Come può la memoria influenzare il nostro presente? Come ogni anno, celebriamo la giornata della memoria per ricordare quegli avvenimenti atroci che hanno segnato la nostra storia. Come ogni anno, ci soffermiamo a riflettere perché, come dice Primo Levi, ciò che è accaduto può ritornare. Ricordare è come uno specchio. Esso permette di specchiarci in noi stessi, risveglia le nostre coscienze e ci aiuta a comprendere che siamo noi gli artefici dell'autobiografia dell'umanità. È stata proprio la mancanza di coscienza del passato che ha portato a ripetersi di atteggiamenti come discriminazione, indifferenza e odio. Osservando l'attualità, tali comportamenti sono tuttora radicati nella nostra società, nelle forme più diverse. Grazie agli insegnamenti che la memoria ci ha lasciato, possiamo evitare di ripetere gli errori del passato e costruire un futuro più sereno per tutti, fondato su rispetto, uguaglianza e libertà. Per questi valori e per un futuro migliore, donne e uomini di tutte le età hanno combattuto e sacrificato la loro vita. Per questo oggi ricordiamo loro e quanto sia preziosa e fragile l'eredità che ci hanno lasciato. Noi giovani non dobbiamo soffermarci solo sui momenti faticosi e dolorosi che sono avvenuti, ma anche sugli insegnamenti che questi momenti ci hanno lasciato in eredità. La dittatura ha portato alla mancanza di libertà e dei giovani come noi hanno lottato per conquistarne una nuova, tramandandoci il valore più importante, quello della libertà. Ricordare è come uno specchio. E voi, guardandovi allo specchio, cosa vedete?